Quella che voglio raccontarvi è una storia vera di una terra che, amando il proprio passato, ci ha regalato un futuro e dove gli occhi degli uomini si sono fatti ghiaccio per rispetto alla montagna. Quello che voglio lasciarvi è invece un po' del mio tempo, un po' della magia che ha il disegno di riunire un uomo alle proprie radici. Ho visto uomini stanchi unire le forze per passarmi l'eredità. Ho visto uomini coraggiosi far propri luoghi che nessuno aveva mai osato abitare. Ho visto i volti più piccoli spuntare dalle gerle. E intere famiglie salire e scendere per valli, in cerca di luoghi dove creare nuovi mondi. Ho appreso che c'è vita anche dove l'uomo non arriva e che in tutte le cose della natura c'è qualcosa di meraviglioso. Ho imparato ad apprezzare la semplicità delle loro geometrie. La distanza più breve tra due punti è data da una linea retta. Legno e pietra mi hanno parlato di umiltà e uguaglianza e mi hanno fatto amare il rumore del vento fra le spighe delle segale. Ho capito che anche nel buio, sottoterra, può esserci speranza e che il verde può crescere anche sotto la neve. Ho assaggiato carni essiccate all'aria pura dei monti e ho imparato a nutrirmi con erbe e radici. Ho conosciuto il rumore che fa la pancia vuota e che serve piantare buon grano per avere buon pane. Ho visto queste genti fondersi con la terra e ho capito che l'uomo morirebbe di fame se non esistesse il pastore, di freddo senza il falegname, di solitudine se non avesse amore. E quando credevo di aver visto tutto, ho sentito un rumore di passi che era diverso da tutti gli altri. Ho visto vette che credevo di conoscere, popolate ora da uomini nuovi. Due occhi non sarebbero mai bastati per tanta bellezza, ma il mio sogno più grande era ora realtà. E le montagne di pochi erano ora le montagne di molti. Ho imparato che c'è qualcosa di speciale nel solcare per primo la neve che nessuno ha ancora violato. Ho appreso che quella coltre bianca porta con sé coraggio, talento, tecnica e libertà. E la lezione migliore l'ho imparata osservando i maestri al lavoro. Chi osa insegnare non deve mai smettere di imparare. Quelle fortezze piene di leggenda che avevo spesso ritenuto inespugnabili venivano ora raggiunte da quegli occhi di ghiaccio. E dopo le vette fu la volta delle creste, delle pareti, degli spigoli e di vie sempre più verticali e difficili. Ho visto il desiderio degli uomini arrivare sempre più in alto per condividere con chi amano il piacere immenso di vivere la montagna. Il progresso di ieri è la tradizione di oggi e il progredire che questi uomini stanno facendo qui, ora, in questo continuo ancestrale dialogo con la Madre Terra, sarà la tradizione di domani. Perciò continuate così, unite le vostre forze perché siano destinate al futuro, cosicché si possa migliorare la gloria innata di questo luogo e tenere il passo con il progresso del mondo.